Cantiere è una vera e propria sfida quotidiana che comporta stress e sacrifici, però avere l'opportunità poi di vedere realizzato giorno dopo giorno quello per cui hai studiato e quello su cui hai investito del tempo è una grande soddisfazione. Sono Nicola Servidei, attualmente ricopro la posizione di assistente al direttore delle costruzioni e direttore di cantiere per i lotti Irpinia-Orsaro e Orsara Bovino per la costruzione della nuova linea alta capacità Napoli-Bari. Operativamente la mia giornata lavorativa inizia presto perché in cantiere le attività iniziano di buon mattino, passo quasi sempre tutte le mattine in cantiere, quindi diciamo da casa mi dirigo direttamente in cantiere per controllare le attività o coordinarmi con le squadre di cantiere, capocantiere e assistenti. È innegabile che la vita di cantiere comporta rinunce e saper bilanciare quotidianamente la vita privata con la vita del cantiere è una sfida nella sfida, però le soddisfazioni sono tante, poter confrontarsi con maestranze, colleghi, ti dà il quid in più anche per migliorarsi, perché comunque avere a che fare con tecnici che hanno esperienze diverse, professionalità spiccate e veri maestri del settore, è lo stimolo anche personale a migliorarmi. Vuoi perché ho alle spalle una vita da sportivo, nel campo, il mio sport è il basket, nel rettangolo di gioco o ti migliori e lavori su te stesso, o comunque non vai avanti, anche nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana ho cercato di avere come filosofia di vita il continuo miglioramento e il cantiere. E questo lavoro che quotidianamente conduco mi ha consentito di avere una sfida sempre costante e cerco di vincerla ogni giorno. La quotidianità del cantiere ci consente di poter valutare veramente la differenza che c'è tra lavorare in ufficio e lavorare in campo, perché in ufficio tutto quello che avevamo immaginato in gara funzionava e su carta c'era la perfezione del cantiere. Quotidianamente invece ti accorgi che non tutto può essere fatto come si era immaginato e quindi quotidianamente noi dobbiamo cercare, il nostro ruolo e quello è il mio ruolo di direttore di cantiere, coordinare la squadra affinché anche i piccoli problemi quotidiani vengano risolti per raggiungere l'obiettivo che è quello di produrre e far andare avanti l'opera. Gestire la mole di lavoro e le responsabilità quotidiane con la vita privata non è semplice, ma ho cercato comunque di ritagliare il giusto spazio sia alla mia famiglia che ai miei hobby. Continuo a giocare a basket anche se mi sono trasferito in un'altra città e questo mi consente anche di avere un antistress quotidiano alla vita di lavoro, ma al contempo non togliere del tempo a mia moglie e a mio figlio che mi hanno seguito da Parma in cantiere con ammessi i loro sacrifici, per cui cerco sempre di dedicargli proprio del tempo, sia di sera che durante il weekend, perché bilanciamento della vita lavorativa e della vita privata è molto importante anche per una serenità sia familiare che lavorativa.